Ciao amici, tra tutti i frutti simbolo dell'estate ce n'è uno dalla buccia rossa e dalla polpa gialla o arancione, succosa, dolce e deliziosa. È la pesca! Esatto! Oggi vediamo tutti i benefici di questo frutto goloso. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Benefici della pesca. Nonostante il sapore dolcissimo, la pesca ha solo 30 calorie per 100 grammi e ha un basso indice glicemico. Allora mi fa dimagrire? Diciamo che aiuta! Alla fine di questo video vi darò una ricetta per fare un dessert dolcissimo con poche calorie, amico della dieta. La pesca è composta per l'85% da acqua, quindi è anche dissetante. È ricca di sali minerali, magnesio, fosforo, calcio e potassio. Questi due fattori rendono la pesca un cibo detox che stimola il drenaggio dei liquidi. Contiene anche vitamina A e vitamina C, quindi fa bene alla pelle e facilita la bronzatura. La polpa morbida e succosa è dovuta alla concentrazione di pectina, un potente alleato della regolarità intestinale che rende la pesca digeribile. Ecco una ricetta per un dessert dolcissimo e sanissimo. Tagliate due pesche a fette, fatele cuocere in una padella con un po' di zucchero di canna, mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di cacao in polvere e amaretti sbriciolati a piacere. Lasciate cuocere fino a che non si forma una salsa densa e voilà, pronto! In Italia abbiamo diverse varietà di pesca, dalla pesca gialla classica alla pesca bianca e poi pesche noci dalla buccia liscia per cocche più croccanti e la pesca tabacchiera dalla tipica forma schiacciata. Voi quale preferite? Fatemelo sapere nei commenti. Da dove viene? La pesca è originaria della Cina, arrivata in Europa tramite la Persia durante l'impero di Alessandro Magno. Per conoscere i benefici di tanti altri cibi basta iscriversi al canale. È facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche per essere i primi ad essere avvisati appena esce un mio nuovo video. Può esservi sempre utile. Mangia sano e vivi meglio!